È attiva nel territorio vibonese la cucina solidale, inaugurata nella sede di San Gregorio di Pona, comune alle porte di Vibo Valentia, il cui sindaco Pasquale Farfaglia è stato il promotore di questo progetto finanziato dall'ATS di Vibo Valentia. Alla cerimonia, con tanto di taglio del nastro, oltre al sindaco Farfaglia, erano presenti il vescovo della diocesi, Monsignor Attilio Nostro, il consigliere regionale Michele Comito ed i rappresentanti dei comuni che da questo momento usufruiranno del servizio. L'assessore comunale di Vibo Valentia Michele Falduto, il sindaco di Ionati Fabio Signoretta, l'assessore comunale di Mileto Elisa Galloro. Saranno 360 i pasti a settimana preparati nella cucina, allestita nell'ex scuola elementare di via Sorbilli, nella frazione di Zammarò, e distribuiti dai volontari della Procif guidata da Vincenzo Barbieri e destinati alle famiglie del vibonese in difficoltà, ma anche agli anziani soli. L'obiettivo è quello di arrivare ad offrire 2.400 pasti caldi entro il 31 dicembre. Oggi si chiude un lungo percorso che ha portato ad un bel risultato. Sì, questo è vero, oggi praticamente diamo inizio ad un grande progetto, un progetto che è stato proposto dalla conferenza dei sindaci dell'ATS e avviato dall'ufficio del piano. Riusciremo in questi due mesi, novembre e dicembre, a servire 2.400 pasti in comuni dell'ATS, quindi saranno delle varie associazioni o parrocchie che verranno a ritirare i pasti e portare alle persone che hanno necessità. I comuni che sono interessati? In questo momento avevamo iniziato con San Gregorio e Ionati, invece si è aggiunto Vibo, San Costantino e Mileto. E ce ne saranno altri, ma comunque il problema vero in questo momento ci stiamo accorgendo che c'è molta richiesta. In ogni caso i passi saranno sempre 2.400, però noi pensiamo poi di poter continuare per qualche mese ancora per soddisfare più gente possibile. Ecco, soddisfare le esigenze di un territorio che comunque è in serie difficoltà, qual è il criterio di scelta? Il criterio di scelta è praticamente, diciamo, che è riferita alle persone che hanno un ISEE inferiore a 6.000 euro, quindi noi abbiamo necessità che i comuni attraverso gli assistenti sociali ci comunicano i nominativi delle persone con l'ISEE di riferimento. Siamo già operativi, siamo già partiti, oggi facciamo l'inaugurazione, per il momento facciamo 300 pasti a settimana fino ad arrivare a 2.400, ma comunque devo dire la verità, la nostra terra è una terra di solidarietà, abbiamo già avuto dei contatti di gente che vuole collaborare sia a fare il volontario sia portando alimenti e contribuendo economicamente.